Tutto questo parte da Greta, una studentessa di 16 anni. Voi siete dei politici. Cosa siete venuti a fare in piazza? Beh, a prenderci le nostre responsabilità, io spero, nel senso che questo è uno sciopero generazionale. Noi a questi ragazzi stiamo letteralmente rubando il futuro, materialmente rubando il futuro. Io l'appello che faccio da stamattina ai miei colleghi di tutti gli schieramenti, vediamoci da lunedì in Parlamento, iniziamo ad approvare le leggi che servono a questo Paese per combattere il mutamento climatico. La legge sul consumo di suolo, una carbon tax che tassi i fossili e invece promuova le rinnovabili. Tutte quelle leggi che aspettano da anni di essere approvate, i decreti sull'end of waste per trasformare i rifiuti in risorse, ci sono delle leggi che giacciono da anni nel Parlamento italiano e che debbono essere immediatamente approvati, perché se no è vero, è meglio non farsi vedere in piazza. Questi ragazzi ci stanno dicendo cosa vogliono, saremo noi in grado di dargli delle risposte? Beh, io credo che anche quello che ci hanno detto gli scienziati a Nairobi sia urgente e assolutamente concreto, non abbiamo più tempo da perdere. Ripeto, le soluzioni ci sono, l'Italia peraltro è da un punto di vista dell'innovazione tecnologica all'avanguardia, potremmo giocarci un ruolo in Europa e l'Europa potrebbe giocare un ruolo di leadership a livello internazionale per la lotta al mutamento climatico. È anche una grande occasione di sviluppo, di nuovo lavoro, di nuova formazione, è una risposta a questi giovani che naturalmente temono il collasso del pianeta, ma hanno anche pochissime possibilità da un punto di vista dello sviluppo del mondo del lavoro. Fare leggi giuste che aiutino il clima vuol dire anche aiutare le giovani generazioni.